Mi gira la testa. Perché ho fatto questa cosa? Non potevo semplicemente iniziare il video. Gira la testa. Iniziamo. Ah, che mal di testa. Ah, mi gira ancora la testa, signori, perché ho fatto una cosa del genere. Allora, sperando che il giramento di testa mi passi. Oggi volevo andare a dormire intanto e soprattutto seguire un altro dei vostri consigli, ovvero costruire una stalla per i cavalli. Volevo prima di iniziare a costruire la stalla, non so quanto ci metterò, magari spero non troppo, anche fare qualche aggiustamento alla piscina. Mi avete detto intanto di non cadere nel mio magazzino, perfetto. Poi mi avete detto di aggiungere dei blocchi di lumite, mi sembra che non sono qui, bensì sono qui. Esatto, e soprattutto di abbellire la piscina, appunto, perché sembra un fossato se non ci mettiamo i blocchi di pietra levigata, che dovrebbe essere esattamente qui. Ok, vediamo di metterli anche sotto, vediamo come stanno. Questo lo cambiamo. Dai, bene, non male. Credo, spero. E niente, mi avete detto in molti che è bella. Tra l'altro, mi avete anche detto di fare un passaggio segreto sotto la piscina. Devastante, è un'idea stupenda. State tranquilli che lo farò perché è una bellissima idea. Magari un passaggio segreto tipo qua, una cosa del genere, e che va sotto la casa. Quasi quasi ce lo facciamo nel prossimo episodio, va, perché credo sia un'idea stupenda. E tra l'altro, mi avete anche detto di andare in esplorazione, ovvero a scoprire cosa c'è oltre il nostro villaggio, e io ovviamente ci voglio andare. Ok, la piscina è stata completata, tra l'altro si è fatta notte, quindi possiamo vedere che fa il suo lavoro. Dai, interessante, bene, bene, sono contento. Ora ce ne andiamo a dormire nella nostra casa e poi finalmente possiamo iniziare la costruzione della ben amata stalla dei nostri cavallini, perché ci sono i cavallini lì che stanno dormendo insieme alle mucche e noi non vogliamo che dormano insieme alle mucche, bensì vogliamo dargli uno spazio tutto loro. Vabbè che per ora di cavalli ne ho solo tre, però piano piano cresceranno. Dai, facciamo che la faccio qui, quindi mi disintegro un po' il tutto, poi in caso se c'è da abbellire il resto, abbelliamo. Tra l'altro la pala l'avevo anche fatta, cosa credevate? Quindi io mi distruggo un po' qua il tutto e poi ci vediamo con la stalla. 3 hours later. Ok, signori, ho fatto. Poi in caso qua cambierò la terra con i giusti pavimenti. Però per il momento diciamo che ho fatto. E ora, appunto, come stavo spiegando nell'altro pezzo di video, continuiamo con il nostro velocissimo tutorial di inizio video, mettiamola così. Quindi, una volta fatti questo 8x6, mi sembra, di fence, aiutatemi, esatto, di fences. Andiamo a chiudere il tutto. Ora, con le mucche che ci vengono ad... Oh, non entra nella stalla, è una stalla, eh. Guarda che mi costringi poi a ucciderti, eh. Non costringermi a fare cose di cui poi mi potrei pentire, brava. Esci, vai, dai, su. Ciao, 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 ciao. Ok, questa è come esce, come appare la nostra stallettina. Dai, carina. Perché sei dentro? Mucchettina, io ti ho già detto che devi uscire. Dai, su, esci, prego, vadi. Ok, va bene, sfidami. Ti tengo d'occhio, eh. Io ora finisco di costruire, poi ci rivediamo a fine video io e te. Sì, fai tutta la sgargiulla, brava, brava. Con le mammelle al vento. Sì, vai, 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 vai. Appunto, ora per renderla un po' più stallosa ci dobbiamo mettere le fence. Poi con l'ausilio della nostra pala, e qui è a piacere, scaviamo il sentiero, anche se in realtà non è un sentiero. Però come volete qua, vabbè, potete fare a vostro piacimento, a vostra fantasia. Comunque rendetelo una cosa carina, interessante. Però sempre sta a voi. Per fare il tettuccio voglio andare a prendermi uno zombie in fiamme. Ok. Voglio andarmi a prendere il legno di quello che non mi ricordo il nome. Comunque un legno diverso. Perché magari può essere interessante. Magari fa schifo. Però diciamo che una chance gliela voglio dare. Vediamo come si chiama, che non mi ricordo. Tronco di betulla. Sì, esattamente questo. Dai, è uscita carina. E ora, tra l'altro, ci prendiamo le nostre bodole. E ce la mettiamo qua di zona. Che fai, non la metti qua di zona? Certo che la metti. Tra l'altro, ora per la bellella angola di più, ci mettiamo le insegne. Che voi direte, a cosa ti saranno mai servite le insegne? Quindi sono andato a prendere delle balle di fieno per dargli un po' una sorta di selvaggio. E di qua, tipo una la possiamo mettere qua? Sì, ci può stare. E di qua, vediamo, vediamo, mi sono fatto un bel calderone. Con dentro l'acqua, no, no, l'acqua dentro,
perfetto, dai, carino. Fatemela vedere dopo un dono. Carina, dai, ci sta, non è male. Fatemelo sapere anche voi nei commenti cosa ne pensate. A posto, direi che è pronta. Mancano solo i cavalli. Vabbè, fa niente, per ora voglio andare in esplorazione con sta bestia. Questo qua, vabbè, questo qua è fortissimo. Tipo fuori di testa. Bello, guardate lì quanti cavalli. Allora, andiamo in esplorazione, sì. Le robe ce le abbiamo? Assolutamente no. Io andrei tipo verso di qua totalmente a caso. E non mi sono mai allontanato più di tanto in realtà. Avevo un po' paurina. Però ce ne andiamo verso di qua sperando... Oh, cavallino, no, scusa, scusa. Sperando di ricordarci poi le coordinate per tornare a casa. Ma per come sono fatto non me lo ricorderò mai. Ah, tra l'altro dobbiamo anche trovare i villager che ci attaccano. Cioè i villager, i pillager, come si chiamano? Vabbè, quelli lì che ti fanno le incursioni, i cattivi. Che appunto ci attaccano in ogni video. E dobbiamo trovarli. No, cavallino, non mi morire. Salta, cavallino, salta, bravo, cavallino. Ah no, ma è ancora lì. Dovremmo dargli un cavallo a sto nome. Cioè... Dovremmo dargli un nome a sto cavallo. Tipo Furia sarebbe il classico nome perfetto. Un po' scontato, però perfetto. Lì c'è pure una bella cavernozza. Con un maiale dei fiori gialli che mi ricordano tanto di una challenge di molto, di molto tempo fa. Secondo voi lo troveremo un altro villaggio? Secondo me è un po' difficile, soprattutto se continua a cadere. Guardate qua che bello. No, vabbè. Guardate che bello. Tutti i fiori, i girasoli. Oddio, poi ci sono questi qua, un botto di... Bellissimo sto bioma, cioè bioma, sì, credo sia un bioma. Cioè, mi sto addentrando in una giungla alquanto pericolosa e sinceramente non vorrei finire in tragedia, ma... Abbiamo trovato un altro villaggio. Signore, abbiamo trovato un altro villaggio. Stai qui, cavallino, non facciamo errori, eh. Non andartene per nessunissima ragione. Ah, fammi esplorare tutto. Signore, abbiamo trovato un altro villaggio. Ok, totalmente a caso, vabbè, sta qua, la buttiamo. Cioè, stiamo davvero scherziamo? Questo grano, interessante, lo prendiamo. La campana ce l'ho. Vediamo se... No, non c'è nessuno. Ah, e questo? Dio, la voglio subito prendere. Tagliapietra, ok. E per l'esattezza, ma per l'esattezza, cosa serve un tagliapietra? Vabbè, a tagliare la pietra, ok. Però lo voglio portare nel mio villaggio, vai, rubato. No, aspetta, cavallino, dove sei? No, cavallino. Beh, abbiamo trovato un altro villaggio incredibile. Ora mi esploro un po'. Ho sentito dei rumori. Cesta. Smeraldo. Un libro, vabbè, che non ci interessa. Le patatine e i panini. Ho sentito anche un ragno, tra l'altro. L'alto forno. No, e cosa fa l'alto forno? Io rubo anche questo, eh. Vai, 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 rubiamo tutto, cazzomena. Ci portiamo tutto a casa. E credo di aver esplorato tutto. Sì, no? Questo che cos'è? No, questo non si può fare niente, mi sa. Il leggio. In caso ce lo mettiamo dove enchantiamo la roba, vabbè, avete capito, non mi viene in mente il nome. E niente, abbiamo esplorato tutto. Il cavallino, ok, c'è ancora, stai lì. In teoria manca il fabbro, però non lo trovo. Ah no, forse è questo, aspettate, fatemi vedere. Ok, altri panini, vabbè, il libro sempre non ci interessa. E le patatine ce le prendiamo. Ah, e mi rubo pure un letto giallo perché può sempre tornare utile, va? Proprio il mega ladro stiamo facendo. Qua c'è roba, questo me lo riprendo. Perché uno in più non fa mai male. No, si sta facendo notte, aia. Io direi che posso anche tornarmene a casa. Però stavo pensando una cosa. Ce le ho le coordinate di casa? No, allora aspetta, facciamo una cosa tattica. Cioè tattica, relativamente tattica. Dormiamo, settiamo qui lo spawn e vado a vedere nel cellulare se ho fatto la foto alle coordinate. Se non l'avessi fatta, beh, siamo fottuti. Sì, allora ce le ho le coordinate, sono 141, 71 e meno 206. Quindi no, cavallo, salta. Ah, eccola qua, eccola qua. Bonjour, mon amour, mon amour. Ora mettiamo tutte le cose. È stata una bella spedizione. Mettiamo tutte le cose nel giusto posto. Non lo so. Allora, il cavallino intanto lo mettiamo alla stalla. Però volevo fare una tappa qui perché volendo potremmo mettere qua il leggio da qualche parte. No, fa schifo qua. Che idea stupida. No, non mi piace qua. Allora lo teniamo e un giorno lo metteremo da qualche parte. Idem il tagliapietra e l'altro, per ora me li tengo nell'inventario, però in caso voi fatemi sapere dove metterli o soprattutto come utilizzarli, perché magari sono strautili, io non lo so. Per adesso metto via questo e basta. E pure il grano? Ma sì, dai, pure il grano, mettiamo qua. Ok, cavallino, sei stato non utile. Di più. Perfetto. Quindi, signori, salvo. L'episodio può terminare qui, mi tolgo le cuffie come è giusto che sia. Spero che questo video di Minecraft, che è una sorta di costruzioni misto, avventura, esplorazione, vi possa essere piaciuto. Io vi invito a lasciare un mi piace, un commento, condividere il video e soprattutto iscrivervi se ancora non l'avete fatto. Vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento domani alla solita ora 2:45 con un nuovo video. Ciao!